Buongiorno ragazzi, siamo a Los Cristianos, nettamente diverso da dove eravamo ieri e anche questa mattina. Ieri eravamo a Las Americas, ma non ci piace. Turismo estremo. Qui invece abbiamo visto un bel paesino con la sua chiesetta, i bambini fuori che giocavano a pallone, negozietti di tutti i tipi. Vabbè, ovviamente, sì, ovviamente c'è turismo anche qua, la spiaggia, tutto quanto. Adesso facciamo un bel giretto, però ci piace o no? Sì, ci piace, ci piace, dai. Poi non capisco, c'è un firma che non so che cosa sta facendo. Il posto 20%. Aspettate, arco cane! Il mio 20%. Mi spiace, ci sono gli apparecchi ginnici. E lui subito approfitta. Allegra. Guarda che bello, proprio bella. Los Cristianos, proprio bella. Ciao! Morto, attenzione. Come si chiama? Hola amigos, oggi poche in riva, oggi insomma festa. Non proprio in riva, in riva al mare, festa, Phuket. Tutti i giorni festa, cioè, qua a Tenerife. Phuket. Bello sulla panchina mentre Simba fa la sua, il suo pranzetto misero. Guarda, ciao Simba! E che ciao. Vuoi di più? Niente, buon appe! Ciao! Dopo un giretto molto misero siamo passati a San Isidro o Isidoro. E Granadilla siamo arrivati fino a 700 metri, a parte che faceva un bel freschino, però poi siamo tornati qui a Los Cristianos perché ragazzi qui non è uno paragone. Spettacolo. E abbiamo mangiato anche una bella poké in riva al mare. Sì, comunque ragazzi non andate né a San Isidro né a Granadilla, cioè se proprio vi passa per la testa di andare, no. Las Americas. Ecco, c'è sempre un las, esatto. Da mettere. Salut, divertente è che qua ci sono tutti i ristoranti sulla via Los Cristianos e tutti ti vengono a raccattare per mangiare, solamente che una volta ci ha fatto ridere uno che ci ha detto: guarda, noi siamo speciali perché facciamo le patatine fatte a mano. Scusa, perché gli altri come le fanno? Sì, ma non ha, ti ricordi cosa ha detto la mamma? Le sbucci, le peli, cos'è? E le friggi, tagli e le cuoci. Ma come vuoi fare le patate? No, ma lei ha fatto riferimento alle patatine del McDonald's. Sì, ma sono comunque fatte a mano anche quelle. Perché noi le facciamo con i piedi. Esatto. Comunque non le abbiamo mangiate. No, infatti meglio Fabio. Meglio le patate canarie. No, le patate canarie sono una cosa, sono quelle con la buccia. No, le patate saltate nell'aglio, quelle sono buonissime. Ve le raccomandiamo. Buonerrime. No, proprio guarda, ancora faccia assonnata. No, guarda che bello. Eccolo qua. Il nostro amico Fabio del ristorante. Tenerife Los Cristianos. Esatto, ci vediamo l'anno prossimo. Dopo venite a salutare. Certo. Ancora un po'. Ciao. Io ci metto un'oretta e mezza, alle 2:30 sono attivo al 100%, al 1000 per 1000. Ci vediamo dopo. Ciao. Bene ragazzi, dopo aver mangiato dal nostro amico Fabio, dove si va ora? In spiaggia, a lavorare. A lavorare sotto le palme. Esatto. Noi il verbo fatturare non lo usiamo, esatto. Perché fa un po'. Ma scusa, ma come si fa a girare la telecamera? No, devi spegnere prima il video. Allora mi spengo il video. Allora girate la telecamera, vi facciamo vedere, insomma. Per la penultima volta Los Cristianos, perché tra un paio di giorni ce ne andiamo, purtroppo. Ecco Simba che si sgranocchia il melone e noi invece ci facciamo una bella aranciata. Spremuta, certo. Sta prendendo
tempo. Ammazza, te, oh, non perdo un colpo, eh. Oggi pomeriggio, relax a Los Cristianos, tutti pe... e stasera per il compleanno di papà si va in un ristorante molto molto carino. Vi faremo vedere stasera. A più tardi! Oh, Chuck, no, questo è il video! Ah, no. Vedi, sei già partiti bene! Una bella risata e via. Amici da Bologna, Milano. Un saluto. Ciao. Allora, arrivati al Medano, il Medano, perché c'è l'accento sulla prima E, ecco, diciamo che è carina, ma niente di che, abbiamo sicuramente visto posti più belli, quindi lui è molto interessato, abbiamo visto dei posti carini dove mangiare, però magari ci torneremo un'altra volta, se ne vale la pena. Ne vale la pena? Non lo so, sì, esatto, questo è molto bello. Una parte desertica con il mare, un bel contrasto. Carino, carino. Stasera siamo venuti in questo ristorante che è proprio sopra il nostro appartamento. Salutate. Ciao raga. E dopo arriverà sicuramente un bellissimo tramonto.